Io capisco il ragionamento che fa Romano, il problema è che certifica che loro hanno votato in Parlamento italiano perché la conversione della direttiva europea è stata votata dalla maggioranza col voto contrario della Lega, dove verranno colpiti i correntisti, cioè non persone che hanno messo l'azione, che hanno detto investo, ma i correntisti, cioè voglio dire, per fare un esempio, è come se lei compra un mobile, se lo porta a casa, il mobilificio fallisce. Le vengono a casa a prendere l'immobile. Ma È questo che succede. non è così, Oh, Federica. ma avete un po' idea di Ma lo cosa state parlando? so. I No, tu correntisti sono sì, noi quelli che. no. No, ma tu vivi in un mondo No, no, cioè, parallelo. è insieme al tuo. Allora, uno Cioè, il mette parallelo 100.000 euro c'è in il tuo e quel banca. mio. Sì, infatti, un parallelo che Sì, tu è su vabbè, Marte. Uno mette sono 100.000 euro in 2.000 euro, banca, sì. 100.000 euro in banca. Non compra azioni, non compra obbligazioni, non fa. Semplicemente, No. tienimi i soldi. Loro hanno votato. Il PD ha votato. Indicazione d'Europa, verissimo, che mi sembra molto intelligente, non è che tutto quello che ci viene recepito, piuttosto ad Su questa un'infrazione, direttiva piuttosto la che. Lega si è astenuta al Non è vero, Parlamento abbiamo votato Europeo. contro Sulla una direttiva si è e la seconda. astenuta. No, non sa neanche questo. Ma non sapete Non sa neanche niente, questo. guarda, Ma devo vabbè, infatti, vi invito, andare a ripetizione. Cioè, vi volevo invito. prendere Ma appunti. Ciao, siete in grado di no, sostenere una perché sei persona molto quando parla sintetico. qualcuno No, no, che ma la pensa in ascoltiamo modo come diverso da verbo, voi? il verbo. Avete questa No, abitudine di ricordatevi la interrompere? Lega. Mi sembra. Ascoltiamo in silenzio. No, ma senti, cioè, vi prego, soltanto dopo direte la vostra opinione liberamente, se fate dire anche quella degli altri mi sembra un esercizio di democrazia. Capisco ormai il renzismo Assolutamente. dilagante vi fa andare un po' di sangue al cervello, però dico solo questo. Quindi se la sono votata, noi non abbiamo, siamo tutti su una e contrario sull'altra, non voglio annoiarvi, però sta di fatto che i correntisti, Sì. ripeto, sopra i 100.000 euro, sono soldi privati, soldi di sacrifici, soldi di una vita, soldi su cui hai pagato le tasse. Secondo questa norma votata dal Parlamento italiano sotto il governo Renzi, gli fregano i soldi.